È un onore per noi ospitare questa importante manifestazione, questo evento, quindi questo evento provinciale organizzato dai Lumpi, quindi dal presidente del Proloco provinciale Damiano Bartocetti, che ringrazio per aver pensato a questa giornata proprio qui, in questa culla del Rinascimento, all'interno della Rocco Baldinesco di Sasso Corvaro. Ci troviamo nel comune di Sasso Corvaro Auditore e per me è veramente un onore poter avere qui tante presenze, aver avuto oggi qui l'opportunità di presentare per l'ennesima volta nel nostro territorio alle tante persone presenti. Dobbiamo ricordarci che le Proloco sono la linfa vitale di un comune. Un comune, un'amministrazione senza le Proloco sarebbe un'amministrazione incompleta, incapace di gestire il proprio territorio. Perché le Proloco, grazie alle Proloco, le amministrazioni riescono ad organizzare eventi, ad promuovere il proprio territorio attraverso le tante iniziative che in sinergia si realizzano durante l'anno. Un luogo simbolico scelto dalle Proloco della provincia di Pesaro Urbino per la propria assemblea, dove vogliamo anche rilanciare il turismo della nostra regione, che sotto la guida del presidente Acquaroli sta ottenendo risultati straordinari. Siamo ai vertici per crescita di presenze turistiche e arrivi in Italia, tra i migliori, frutto della bellezza di un territorio che è ancora tutto da scoprire, sul quale stiamo investendo non solo con i nostri testimonial, ma con una serie di eventi di qualità. In questi eventi concorrono anche gli eventi che nascono dal grande impegno dei 5.000 volontari marchigiani delle Proloco, che realizzano oltre 1.000 occasioni di incontro nei nostri territori, nei nostri borghi, che non hanno nulla da invidiare ai borghi delle altre regioni o ai contesti naturalistici, paesaggistici e architettonici delle altre nazioni europee. Il traguardo è importantissimo perché noi festeggiamo 522 eventi nel 2022 e puntiamo a oltre 600 eventi nel 2023. Un grande traguardo che quest'anno ci vedrà su tutte le televisioni nazionali durante il Giro d'Italia. Perché saremo diciamo così, coordinatori anche pronti all'accoglienza di tutti i giornalisti da tutto il mondo e quindi seguiremo con le Proloco da vicino la promozione e l'accoglienza del nostro territorio. Io sono qui proprio per testimoniare l'importanza per lo Stato delle Proloco, proprio per la sensibilizzazione dei territori e per la pubblicità che le Proloco fanno del territorio, dei sapori, dei colori, di ogni singola realtà, con le loro fiere, con i loro eventi musicali. E quindi ritengo che siano uno di quegli elementi fondamentali perché siano conosciuti paesi bellissimi, ma magari piccolini, dell'entroterra, invece grazie alle Proloco si ha questa ampia visibilità.